Ragazzacci del web, un salutone dal Nabaccio e bentornati nell'Adventure Tech! Prima che inizi il video, come sempre, vi ricordo che questa serie, come tutte le altre collaborazioni con il Multicore Network, di lasciare un like per sostenere me, la serie e il canale, iscrivervi se non l'avete fatto, lasciarvi un commentino. Dandovi dei consigli su quella data quest'oggi. E in più vi ricordo che in descrizione trovate il link al gruppo Telegram e al canale Instagram per rimanere sempre aggiornati su nuovi video. Detto ciò, ragazzacci, bentornati sull'Adventure. Nello scorso episodio abbiamo fatto la Woot, che io ho un pochettino ampliato. Sì. Ora, questa è solamente la strutturina, non è che è tutta completa, parliamoci chiaro, è solamente la visuale. Ho fatto il Tier 2, il Tier 3 e il Tier 4. Perché fondamentalmente mettere blocchi insieme? Salve signor Basalt che mi spara. Dov'è? Eccoti. Lutto Rospo, mori. Ti fa vedere la strutturina, ci piazzi i blocchi, te li mette assoluta. Niente di che. Insomma, eravamo rimasti che avevo fatto il Tier 1 a mucche, perché fondamentalmente mi serviva la carne come cibo. Il Tier 2 l'ho fatto a Ghast. Difatti attualmente abbiamo 82k di Ghast Tier. Il Tier 3 l'ho fatto a Wither Skeleton, perché la Woot consuma meno degli spawner di energie, quindi va bene. E il Tier 4, ovviamente, come ti sbagli, l'ho fatto a Wither Boss. Sì. A Wither Boss. Allora, attualmente riesco a spawnarne 3 ogni 600 secondi. Problema qual è? È che mi consuma 10.000 RF a tick. E purtroppo 10.000 sono troppi. Non ne affamo. E chi aveva detto che con questa fonte di energia ero a posto? No, non era a posto per niente. Ma mai nella vita, è vuota. Fortuna vuole che questa batteria sono 900 milioni di RF, quindi per un po' mi tiene, però non la posso tenere attiva. E non è nemmeno alla massima potenza, perché questi due non ce li ho messi di terzo livello. Che sono gli upgrade, looting, efficienza, quindi dovrebbe consumare meno energia, rate dovrebbe essere il numero di wither che spona, e la mass, il tempo o l'incontro, non mi ricordo, vabbè, ma poco ci interessa. Ah, cosa particolare, ovviamente questo coso funziona a Soul Sand e teste di wither, cioè non è che funziona gratis come gli altri. Quindi qua sotto ho dovuto fare un sistemino un po' particolare con un atomic reconstructor che dalla sabbia crea la soul sand con un timer che lo attiva, e questo genera la sabbia che il block placer piazza. Molto semplice. Questo sistema viene preso dal Dextractor, che non prende la sabbia ma prende tutto il resto e viene buttata qui o nel sistema, e di qua viene rifornito dalle teste. Semplice, easy, funziona, non rompe l'anima, però consuma e anche parecchio, quindi lo andiamo a disattivare per ora, anche perché sinceramente non è che ne abbi tanta necessità per ora, perché fondamentalmente sto a 50k di Netherstar, cioè ma posso stare avanti per tutta la vita, però diciamo che si può fare di meglio, ecco, mettiamola così. Detto ciò, ragazzacci, direi di iniziare con il lavoro di oggi.
Io quest'oggi volevo startare la Mechanism. Ebbene sì, è il momento dell'opposità, della tecnologia estrema e dei macchinari, quelli belli, quelli veloci, quelli OP, quelli che consumano tanto ma rendono tanto. E la Mechanism ci offre non solo macchinari veramente importanti, ma anche fonti energetiche importanti. Però va fatta partire. Ora, una delle cose fondamentali della Mechanism, a parte lo steel casing, che osmium steel, lo steel, sì, metallurgic infuser, enrichment iron, penso che userò quello della immersive, perché è un po' più semplice da fare. Sì. Che ne abbiamo 515, penso che per un pochettino stiamo a pace, quindi eventualmente lo andiamo a rifare. Allora, come prima cosa io voglio fare questo coso qua. Batter. Tanto serve, lascia fare. Stavo dicendo, lo steel casing è un po' la base di tutti quanti i macchinari, serve per fare diversi macchinari, per fare diverse cosettine, però come potete vedere la maggior parte dei macchinari richiede questi circuiti qua, l'enrichment alloy, il reinforcement alloy, l'atomic alloy e il basic control circuit, con di conseguenza i corrispettivi, l'advanced, l'elite e l'ultimate. E a mio avviso questi cosi qui sono un po' la base di tutta quanta la tecnologia della Mechanism. Fondamentalmente la Mechanism si può giocare anche stand alone. Il problema qual è? È che c'è tutta una serie di crafting ripetitivi, un po' noiosi e un po' che la rendono un po' tosta da giocare standalone, quindi io preferisco giocarla in un game più avanzato, quando ho le risorse per fare quello che voglio fare oggi, ovvero partire con non lo troverò mai, vero? Metallurgic Infuser, eccolo qua. Si fa molto facile il Metallurgic Infuser e io ne farei 4? Perché no? I Metallurgic Infuser. Metallurgic Infuser è un oggettino strano, particolare, però molto utile. Perché il primo Metallurgic, se io lo carico a redstone, cioè... vediamo se riesco a farmi capire. Lui tramite energia trasforma un oggetto in qualcos'altro combinando l'oggetto con un reagente. Non so se mi sono spiegato. Il primo reagente è la redstone, che insieme all'iron ci va a creare, consumando un bel po' di energia, i cosi questi qui, l'enrichment alloy, eccoli qua. Questi a sua volta, sempre nel metallurgic infuser con il diamond da dust, diventano i reinforced. I reinforced possono diventare, tramite la compressed obsidian, gli atomic alloy. La compressed si fa nell'enrichment chamber, il refined, ok, sempre metallurgic infuser con il pulverized obsidian. Quindi c'è da capire bene come fare. Allora ragazzi, praticamente cosa ho fatto? Ho messo qua dietro un crafter e qua sopra un exporter. Ho configurato il Metallurgic Infuser in questo modo, cioè con l'output degli oggetti sotto, da dietro l'input di questi e da sopra l'input di questi.
Perché questo? Perché io voglio che tramite l'extractor, cioè l'exporter, venga rifornito costantemente di redstone. Così lui è perennemente carico di redstone. Poi io voglio fare una cosa di questo genere. Andare qua con un processo, dirgli che buttandoci un iron lui ottiene un enrichment. Bene. E questo qua lo metto qui dentro. Ovviamente stack, no, non glielo possiamo buttare. Li speed sì. Di conseguenza io quando avrò bisogno di enrichment alloy, io so che lui me li sa craftare. Ovviamente questi qui vanno poi ripresi e buttati nel sistema, quindi mi servono degli item conduit che non ho, perché sono bravissimissimo. Me ne fai 2-3 stack, li puoi fare. Bravo. Vedi che sei un bimbo intelligente quando ti pare. Allora, mi serve questo qua. Lui si mette in estrazione sempre attivo e lo possiamo mandare qua. Yes. Di conseguenza, regola, adesso dovremmo vedere andare via le cosette. Esatto. Perfetto. E le ritroviamo nel sistema. Bene. Il secondo step è il reinforced alloy. Per fare il reinforced questo qui alloy ci serve la Diamond Dust. La Diamond Dust ovviamente si fa nel Crusher. Come ti sbagli? Crusher che si fa abbastanza facile, abbiamo solamente bisogno dei basic circuit control che si fanno però nel Metallurgic Infuser, ma con l'osmium, però sempre con la redstone. Di conseguenza possiamo prendere dell'osmium, eccolo qua, e basta, te fai questi. Una volta preso il primo, a questo punto io posso tranquillamente fare come prima, ovvero andare qua, togliere questi, mettere uno di questi e uno di questi, e lui mi fa il pattern, un osmium, un basic control. Così questo Metallurgic Infuser sa fare sia gli enrichment alloy che i basic control circuit. Ora ci prendiamo 2 secchielli di lava che non ho. Scusi, posso avere 2? Grazie. 2 secchielli di lava. E con questi 2 secchielli di lava dovrei essere in grado di fare un crusher. Però mi serve degli steel casing. Me ne fai una decina? Sei bravissimo. Eccolo qua. Ci abbiamo il crusher. Bini. Il crusherone sarà colui che ci andrà a fare il diamante crushato. Probabilmente lo potremmo usare anche per altre cose, parliamoci chiaro, però intanto il suo scopo principale è quello. Lì dobbiamo togliere tutti quanti gli output, a parte quello blu che va di sotto. Ok, e quello rosso che va dietro. Ora, se io prendo un diamante e glielo butto qua dentro, lui ce lo smaciulla. Esatto. Se io faccio lo stesso discorso qua, metto qua un diamante e qui il coso smaciullato, lui sa che buttando un diamante qua dentro ottiene questa. Ora riprendiamo il Metallurgic Infuser, gli mettiamo il crafter dietro, un exporter sopra collegato con il cavetto. Io voglio qui che sopra lui li mandi questo.
ovviamente lo stack upgrade, ci vuole lo speed. Eccoli qua, facciamo un 64, ce la facciamo? Dovremmo. Piano piano li farà. Però mi serve anche un craft upgrade, ovvero questo, che non riesco a fare. Perché no? Perché mi vuole male. Però volendo potrei fare questo qui che faccio prima. Probabile. Riesci? Uno mi basta? Ce la facciamo. Perfetto. Bravo lui che è intelligente. Ora, cosa succede? Nel momento in cui io metto questo, quando lui non ha diamanti da buttare qua, perché non ce l'ha, li dovrebbe richiedere da questo. Ma non lo sta facendo. Ecco, era configurato male. Ora, lui ha rilevato che qui mancano diamanti. Vedi, ce n'è uno. E li ha mandati a craftare. Ovviamente gli va messo il cavettino per cacciare fuori da sotto. Yes. Già che ci siamo, lo mettiamo pure qua. Ok. Questi vengono presi e vengono mandati qua. Toppe della vita. A questo punto c'è da automatizzare l'ultima parte, che praticamente consiste nel prendere questi, fargliene fare uno, ok, eccoli qui, e dirgli: guarda che se a me mi serve uno di questi, basta uno. Se mi serve uno di questi, puoi prendere uno di questi e mandarlo qua dentro. Puoi mandarlo qua dentro. Ora, se io vado a richiedere 10 rinforzi alloy, ok, lui sa che ha bisogno di 10 aree perché non c'ha praticamente niente. Di conseguenza manda la roba qua. Questi qui, una volta fatti, li manda di qua? No. Ok, sta facendo l'ultimo qui. Perfetto, dovrebbe partire questo? Sì. Ok. Vabbè, allora va configurato Kokoshi. Va bene. Non c'è problema, li prende le cose e noi ci abbiamo la produzione automatica di alloy. Ovviamente c'è da fare anche il terzo step. E il terzo step si fa con i refined, ovviamente sempre nel Metallurgic, con la refined obsidian. La refined obsidian però si fa nel Metallurgic buttandoci la pulverized obsidian. Ora, io non so se è meglio rifornire questo, cioè utilizzare lo stesso per fare tutto quanto il procedimento, oppure no, o usarne uno apposta. Penso sia meglio usarne uno apposta. Quindi, con questo e uno di questi, lui mi dovrebbe fare la... Vediamo se lo becca al volo, penso sì, perché non è collegato. Quindi, eccolo qua. La refined obsidian, che è il carburante per l'ultimo metallurgic infuser, che anche lui ovviamente avrà lo stesso setup di prima. È molto bene, ragazzacci, e diciamo il setupino per fare i cosi finali lo abbiamo fatto. Andiamo un po' di sì, siamo un bel pezzo avanti. Messo l'ultimo autocrafting, adesso funziona tutto quanto quello che deve funzionare, credo, sì, più o meno. Va tutto quanto progradato, partiamo da questo presupposto. Quindi dovrò fare questi, che si fanno abbastanza facile. Ah, proviamo a farli. Riesco a farne un po'. 1 2 3 4 5. Attenzione. Ok,
lui adesso ha due slot e ovviamente va più veloce. Questi si possono splittare e ne fa tre alla volta. Consuma di più, perché prima consumava 20 RF, ora ne consuma 60, non è un problema, però lui fa tre operazioni alla volta, quindi è più veloce a rifornire questi. E anche loro fanno tre operazioni alla volta. Belli cicciotti, mi piace. Ovviamente si potrebbero fare anche gli advanced. Gli advanced sono un po' più elaborati, ma vabbè, lasciamo perdere. Poi ci si possono mettere i speed upgrade, tutte ste cosette. Quindi direi che come primo setup, ragazzi, ci si può stare. Detto ciò, ragazzacci, direi che per oggi ci possiamo salutare qui. La Mechanism ci darà grosse soddisfazioni, ma se non l'automatizzi, secondo me, per queste robettine qui, che sono componenti fondamentali per quanto riguarda tutto quanto l'impianto, sei un uomo finito, sei un uomo morto, perché altrimenti impazzisce a fare crafting. Invece così c'è la robetta bella e pronta, quando ti serve la chiami, tac, e sei a posto. Detto ciò, ragazzacci, come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito tutti quanti a lasciare un like, un commento, a condividere questo video su tutti quanti i vostri social, di tutto l'altro. Trovate i miei in descrizione, se l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, dan un bacio, un mega salutone e un abbraccio, e la prossima, gente, ciao ciao!